Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Oggi abbiamo un argomento affascinante da esplorare, un mistero che ha aleggiato su di noi per molto tempo e che finalmente stiamo iniziando a decifrare. Parliamo dei Lunaria, quella razza quasi mitica che risiede nelle altezze celesti del mondo di One Piece, o quantomeno risiedeva, in un tempo sconosciuto. I Lunaria, che sono esseri leggendari, affascinano non solo per la loro rara presenza, ma anche per le connessioni che sembrano avere con vari archi narrativi e personaggi. Se pensate ad Enel e alla sua avventura sulla Luna, o a personaggi carismatici come Queen, Barba Bianca, Big Mom, avrete capito che i Lunaria non sono solo una semplice curiosità, ma una componente cruciale dell'epica trama di One Piece. Durante il viaggio di oggi cercheremo di scoprire il più possibile su questi esseri. Sviscereremo la mini avventura di Enel, analizzeremo il personaggio di King, esploreremo le rivelazioni fatte da Queen e Baffi Bianchi e cercheremo di collegare i punti tra questi diversi pezzi del puzzle. Ma non ci fermeremo qui. Porteremo la nostra analisi a un livello ancora più profondo, cercando possibili connessioni tra i Lunaria e le figure alate da mitologia mondiale, spaziando da Sumer alla Bibbia, da Babilonia all'Egitto. E per dare un ulteriore twist al nostro viaggio, parleremo anche brevemente della teoria degli antichi astronauti. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo il nostro viaggio nell'affascinante mondo dei Lunaria. Iniziamo allora con la mini avventura di Enel sulla Luna. Una trama che può sembrare secondaria, ma che si rivela invece una miniera di informazioni cruciale per la comprensione del misterioso popolo dei Lunari. La mini avventura di Enel inizia dopo la fine dell'arco di Skypiea e racconta il viaggio del dio del tuono verso la Luna, o Ferryvarth, come la chiama lui, credendo che sia una terra in cui un tempo vivevano gli dei, a cui lui sente di appartenere. Sulla Luna Enel scopre una città antica, abbandonata e in rovina. È la città perduta di una razza antica che una volta popolava il satellite. Qui trova anche dei dipinti antichi su un muro che raccontano la storia di questo popolo. Essi erano esseri dotati di ali, ampiamente avanzati tecnologicamente, e vivevano proprio lì, sulla Luna. Ma a causa di eventi nefasti che hanno causato una scarsità di risorse, decisero di lasciare la propria patria e viaggiare verso il pianeta Terra. A differenza dei Lunaria visti nella figura di King, che hanno la pelle bruna, un colore tendente al rosso, ali completamente nere e capelli bianco-argentati, queste figure differiscono nel colore delle ali, che sono bianche, simili a quelle delle tribù di Shandora, Skypiea e Birka, oltre al fatto che indossano copricapi che celano la loro chioma. Quindi ad oggi è difficile incastrare il tutto con estrema facilità. Può essere che vi fossero più popoli lunari? O che questi fossero sottoposti di Lunaria dalle ali nere? O una retcon di Oda non fatta molto bene? Capiremo. In ogni caso, la scoperta della città perduta di Birka da parte di Enel è una svolta fondamentale per la nostra comprensione di questa razza celeste. Ci offre uno sguardo su una civiltà antica e avanzata, suggerendo che la gente della Luna fosse ben più di semplici esseri celesti. Essi erano esploratori, viaggiatori spaziali, una società in grado di affrontare le sfide del cosmo. E così arriviamo a King, uno dei protagonisti della saga di Wano, non solo per la sua presenza imponente e le sue abilità di combattimento, ma anche per l'appartenenza a questa razza perduta tra le braci della storia. È infatti l'unico Lunaria che abbiamo avuto modo di conoscere, e questo è dovuto, come ci dirà Big Mom, al fatto che la razza di King è praticamente estinta. Tuttavia il governo mondiale dà ancora oggi la caccia ai Lunaria, ricompensando chiunque con una somma di 100 milioni di belli per qualsiasi soffiata sulla loro posizione. Quindi questo significa che una piccola parte di loro è sopravvissuta alla purga e che si nascondono da qualche parte nel mondo. E questo collega King ad uno degli aspetti più oscuri e controversi del governo mondiale, ovvero gli esperimenti condotti sugli esseri viventi e in particolare su di lui a Punk Hazard, dai quali è riuscito a fuggire solo grazie a Kaido. Il governo quindi è innanzitutto a conoscenza dei Lunaria ed è interessato a studiarli, ed è persino intenzionato a sfruttare le loro potenziali abilità uniche, come visto nei Serafini. Quindi chi li ha sterminati? Il governo mondiale 800 anni fa, che oggi ne studia le abilità?
o sono accadute cose ancora più antiche di cui non siamo a conoscenza? Inoltre, come suggerito da alcune delle dichiarazioni di King, la figura di Joy Boy riveste un ruolo importante nella cultura lunaria. Joy Boy, un personaggio avvolto da un alone di mistero, sembra essere visto come una figura di grande importanza dai Lunaria. Nonostante le informazioni su di lui siano ancora limitatissime, sappiamo che Joy Boy è strettamente collegato alla storia di One Piece e quindi viene automatico pensare che i Lunaria possano aver avuto a che fare con questo fantomatico regno antico scomparso. Analizzare King quindi ci permette di approfondire non solo il personaggio stesso, ma anche il mondo più ampio di One Piece. Ma ci sono anche altri personaggi che ci danno informazioni sulla razza del braccio destro di Kaido, come il collega Queen, che ha messo sul piatto la loro capacità di infiammare il proprio corpo e di manipolare il fuoco che creano. Inoltre, la loro fisiologia garantisce loro un'immensa vitalità e un grado di resistenza quasi invulnerabile ai danni fisici, consentendogli di prosperare in qualsiasi ambiente naturale. Ma come se non bastasse, ad aggiungere altre informazioni è un ricordo del defunto Baffi Bianchi, le quali suggeriscono una visione di Lunaria come razza antica e potente, forse addirittura fondamentale per la storia e l'evoluzione del mondo di One Piece. Infatti, molto prima che venisse fondata Marijoa, vi fu un tempo in cui i Lunaria vivevano in cima alla Red Line ed erano riconosciuti come divinità, quindi erano gli dei del mondo, erano gli dei di un'era precedente, magari dell'era celeste di cui parla Robin. E questo mi fa venire in mente le storie sugli dei della mitologia e religione del nostro mondo. Cominciamo con Sumer, la culla della civiltà. Gli Anunnaki, divinità sumeriche, sono spesso rappresentati con ali, simbolo di divinità e potere. Analogamente, i Lunari di One Piece, con le loro ali e le loro abilità superiori, sembrano suggerire un parallelismo. Nella Bibbia, le figure alate più note sono indubbiamente gli angeli, messaggeri di Dio dotati di ali. Anche in questo caso, il collegamento con i Lunari è interessante. Potrebbe suggerire che essi siano stati visti come messaggeri o portatori di un qualche tipo di conoscenza superiore. La mitologia babilonese ci offre la figura dell'Ammasu, una creatura alata, simbolo di protezione. E nell'antico Egitto troviamo il dio Horus, raffigurato con la testa di un falco, che rappresentava il cielo, oltre chiaramente al disco solare alato. Andando oltreoceano, nelle culture mesoamericane e sudamericane, troviamo divinità alate o creature dotate di ali, come Kukulkan presso i Maya, o i mitici uccelli del paradiso nelle credenze degli indigeni dell'Amazzonia. Ora, cosa possiamo dedurre da questi paralleli? Da un lato potrebbero suggerire che Oda si sia ispirato a queste storie durante la creazione dei Lunaria. D'altra parte potrebbero anche suggerire una connessione più profonda nel mondo di One Piece stesso. Potrebbe essere che le varie culture del mondo di One Piece abbiano avuto contatti con i Lunaria in passato e che queste interazioni abbiano influenzato la loro mitologia e le loro credenze. E con queste idee in testa arriviamo ad un'area di discussione piuttosto stimolante e provocatoria, la teoria degli antichi astronauti. Questa teoria, di cui vi ho parlato diverse volte nei fact-checking, sostiene che in un passato remoto esseri provenienti da altri mondi abbiano visitato la Terra, avendo un impatto significativo sullo sviluppo della civiltà umana. In particolare, gli aderenti a questa teoria sostengono che queste entità extraterrestri possano essere state interpretate come divinità dalle culture antiche, influenzando la formazione delle mitologie e delle religioni. L'idea avvincente e, indipendentemente dalla sua validità nel mondo reale, può offrire una chiave di lettura interessante per i Lunaria di One Piece. Alla luce della teoria degli antichi astronauti, i Lunaria possono essere interpretati come visitatori di un altro mondo. Di fatto vengono dalla Luna, no? Il nome non lascia scampo a interpretazioni, che hanno avuto un'influenza profonda sulle culture che hanno incontrato. Le loro capacità uniche e l'apparente avanzamento tecnologico suggerito dalla mini avventura di Enel, insieme alla loro rappresentazione come esseri alati, possono aver portato le diverse civiltà di One Piece a venerarli come divinità o esseri superiori. Vedasi gli Shandia, ad esempio, che indossano queste alette, che vi ricordo sono finte, viene detto anche in databook che sono indumenti, non sono vere,
li venerano come divinità, hanno dei simulacri, si vestono ricordando gli antichi dei del passato. Inoltre, l'idea che i Lunaria potrebbero aver avuto un ruolo nella creazione delle varie razze di One Piece aggiunge un ulteriore strato di complessità. Non solo sarebbero stati visitatori influenti, ma avrebbero anche potuto alterare in modo significativo il corso dell'evoluzione nel mondo di One Piece, seminando le basi per la diversità di razze che vediamo oggi. Inoltre potremmo anche aggiungerci l'idea, è solo un'idea, che siano stati Lunaria a creare i frutti del diavolo dal desiderio di queste creature umane che magari loro hanno incontrato o creato, chi lo sa. Ovviamente tutto questo è pura speculazione, tuttavia è una speculazione che può offrire nuovi modi di vedere e comprendere i Lunaria e il loro ruolo nel mondo di One Piece. E così giungiamo alla conclusione del nostro viaggio tra i misteri e le speculazioni riguardanti la razza dei Lunaria. Per quanto riguarda il futuro, potrebbero avere un ruolo cruciale. Oltre a rivederli nelle figure dei Serafim, i giovani cloni dei sette corsari ibridati con DNA Lunaria, la storia di questo popolo divino potrebbe essere cruciale nel corso degli eventi futuri, ma anche in quelli passati, perché se i Lunaria conoscevano Joy Boy, allora è chiaro per tutti che anche questa popolazione deve aver contribuito, in un modo o nell'altro, negli eventi che hanno sconvolto il pianeta 800 anni fa. Una piccola cellula sopravvissuta alla grande purga di un passato scomparso o semplicemente sono stati distrutti, eliminati durante i 100 anni di vuoto? Vedremo a suo tempo. Detto ciò, io vi saluto, vi aspetto domani per proseguire il nostro diario del pirata, ma vestendo i panni dei membri del MEZ per discutere dell'importanza della scienza in One Piece. Fate i bravi e divertitevi.